Signore e signori, buonasera. Vi preghiamo di prendere posto. Lo spettacolo sta per cominciare. Vi chiediamo inoltre di non spegnere i cellulari. Al primo squillo lo spettacolo si fermerà e un occhio di bue verrà puntato verso di voi. Sarete invitati a salire sul palco e avrete l'opportunità di raccontare a tutti l'interessante telefonata ricevuta. Noi non ne vediamo l'ora. Buon spettacolo a tutti. Ehi, ehi, ehi! Non ci credo.
Dio, tu sai che mi sveglio presto, mi sono svegliato presto. Sì, sentiamo, sto presto. Come tutte le mattine, erano le 11 meno 10, già lo sveglio. È presto, le mamma mia, moglie. Guarda come si è ridotto il braccio. E che hai fatto? Che hai fatto da stamattina? Che hai fatto? E moglie, e io faccio uno scarpato. Ho fatto le scarpe, anzi, aiutami a togliere la scarpa. Per favore. La scarpa diventa a forma sua. Sì. Sono stato, sono giù dal muro, sono giù sotto Santa Maria, sono tornato con i canali, sono arrivato sotto l'arca, l'Annunziata, corso Umberto e sono arrivato a Fontanelò. Volevo entrare nella villa, nessuno ha detto, dico no, in questa villa non si può entrare. E ha detto no, devo rifare un'altra volta i lavori. Eh sì, lei deve fare i lavori della villa. E poi ha detto, ma c'era il male, perché a maggio giugno arrivo di nuovo. Ho un campo sportivo, non sa che sia sportivo, ma è un campo di rubinella. Mira un campo sportivo, c'è la pista in sotto. Ma hai visto i cristiani che ha girato? L'anno scorso sul setto del palla. Ma secondo me non hanno a far camminare i cristiani a giorno, perché pigliano lui e non capisce la rubinella. Lui ha fatto dice, pure ce l'ho palla. Ma siccome non lo capisco il campo sportivo, ci dice, poi me ne vado a direzione della campo. Iniziate che volevo salire, quella via abbracciata sotto la fontana navale, dopo stavo con Bartuglio, per più giù, ma è possibile, uno che si vede, fesse che non si è fatto la via, dato la casa a voi. Secondo me, si fa così, da un farmaco, tu vado ogni giorno, quella via c'è stata, e sono salito sopra, e sono arrivato fino a sopra, alla bicicletta, è bicicletta, sono salito alla piscina comunale Fernando Schettino. Eh sì, in Francia, alla piscina! Piscina comunale Fernando Schettino. C'è tanto da bello, se non lo dico, altro sì, lo faccio fare i festi. Ma dopo, come si è fatto? Dopo giù, due minuti in camminata, sono andato poi sotto vicino a me, carabinieri, dove ci sono i cani, e sono trovato che volevo tornare alla fontana. C'è l'ospedale, visto che ho fatto l'ospedale, perché l'hanno fatto andare a piscina, allora sì, sì, già l'hanno aperto. Andate, dico, lei piscina questo sto vacanza. Sì. Vedi, stasera da funziona uno, non le ma comunque, che mi interessa a me, trovare, ti prego qui, non è? Sicuro? Vabbè, e comunque, ho continuato a direzione, dovevo allargare le scarpe, ma lo vado a fare, gira la seconda croce. Hai già cominciato a camminare, ho messo tutto quel prete che ha scarrozzo, non è da 5. Sì, che sappiamo ideare. Io un altro mestiere, voi, ma
certo che stiamo, mica la fa la corretta. E di sotto? Ma lo so, te lo vedo fatto. Ma lo so, non la fa la corretta. Se chiama di sotto. Ma non faccio, se te ne su, non lo fa, è tutto contento. Dice che c'è 500-600 mila milioni che ne ha fatto. E poi cerca 300-400 persone per lavorare. E tu da quel lavoratore che sei, sicuramente te ne sei andato. Ah no, perché la famiglia è qua e tu sei tutta la tua. Ah no, lo sai, lo sanno tutto, a me il lavoro mi piace, sì. Io starei ore, ore e ore a guardare le persone che lavorano. A guardare le persone che lavorano. Vabbè. A guardare. Io il mestiere mio me lo difendo. Poi sì. Sono salito, sempre con la costa della Marotta, e sono arrivato intanto a un cancello di Monte Mauro. Ma già affacciato, e ci visto che c'era un figlio che vogliamo avevano sulle tutti e due, volta la notte che lo guardo. Ancora tu mettevi la foto a muro là. E lì sono direzionato per Saetta. Ma quella lì non si muove troppo, fa. C'è stata fra, spin, fluss, merda, va, mamma mia, è stata una fatica. Gerardo la mente fino a 11 anni, si parino.
vista la grande voglia che avete di lavorare. Avete detto che vedete dentro le mosche? Perché?
scuola. Oh, voi adesso avete detto vedo dentro le mosche volare. Ho detto dentro le mosche volare. Dottor, voi adesso avete detto vedo dentro le mosche volare, avete fatto anche così. Non ho detto dentro le mosche volare, ho detto intramuscolare, nell'anca. Dottor, questa è la sua. Nell'anca. Una siringa, una siringa. Tranquillo. Io questa siringa da voi non me la faccio fare. Sì, c'è una cosa. La siringa la fa posso marito. O vostro marito, o vostro. E là, dottore. E chi lo sa fare? Dottore. Io non lo so ci fare. Questa sapo sulla maglia un qualcuno giudice. E poi, grazie a mattina, non abbiamo mai avuto bisogno noi di fare queste cose. Fa una cosa, Fabio, affacci la portanza adesso, Salvatore Baccamort, Rosa Bund, Peppino Carci, Giuseppe Lattara, Mari, fanno una zappa la seriglia, lo tuo. Questo adesso, dottore. Penso, dico ci faccio il membro della mia base, ma sto pagando. Ah sì, ma faccio il chiamo tutti per me. Ah sì, mi insegno io a fare la siringa, non vi dovete preoccupare, dovete seguire le mie istruzioni. Vabbè, come dico, facciamo? No, Fabio! Vai a riscaldare e sterilizzare queste. E qua, dottore! Vai a sterilizzare l'acqua potente e poi le riscaldare queste cose. Va. Adesso che mi fa male! Santa miseria, poi! Ma tutto così, io! Sì! Ma che ti? Sì, dobbiamo convincere di riciclare da tutto, ma che ti? Ma che ti? Cicita la pinna. Allora, dopo facciamo una cosa, questa siringa è una cosa medicinale di penna cilindra, capite? Non è meglio che la faceva il medicino di surcio, eh? Il medicino non mi surcio a me, ma si intanto non surcio! È bene che io sono surcio di tante degenerazioni, ma tu stai facendo giù uno dopo, voglio essere con surcio, soprattutto lo sanno tutto, tu sei troppo là! E mi faccio il piacere di non girarsi! Sarei detto come una mazza! Mi dovete dire che ci stai legando, se no che mi fa malizia, non sento la prego. Dove c'è? Mi dovete scusare, perché non mi sento. CD.
si agita fortemente. Ah, no, prende più forte. Poi, ascolta, si capovolge. Non ho capito, dottore. Si capovolge. Si capovolge. Fammi una cosa.
Allora, vai a mandare la sua cura, quella che abbiamo cambiato la mamma. Ah, sì! Oh, 30 anni fa, è nuovo, fresco, sì, che gira. Non hai stato. Metti la mano dentro, ci sono le mie maglie, stai attento, là ci sono pezzi da 500, da 100, da 50 e da 20. E qua che 10.000 lì. Tu vai là, stai attento, metti la mano. Se esce qualche pezzo da 500.000 lì, desisti, lascialo là. Non ti prendiamo a fare. Se esce un pezzo da 100.000 lì, desisti, non lo prendi. Se trovo un pezzo da 50. E sta con la cosa a te, lo fanno piacere, lo rimbalzano e si fanno pure pagare.